Ciao! Buona esperienza, pazzesco! Come sta intanto? Sto abbastanza bene e io mi accontento di come sto per l'età che ho. Loro ti conoscono. Beh. Loro ti conoscono come un eroe, perché tu sei l'eroe che ha portato qui la connessione e mi ha permesso Ah, sì. di lavorare. E loro ti conoscono come questa persona, però è giusto secondo me che tu ti presenti in maniera un pochino Certo. più importante, perché comunque hai, secondo me tu puoi fare una bella presentazione della tua persona, quindi è giusto che tu lo faccia. Sono nato nel 1931 e sono venuto a Roma dopo la terza elementare. Quello era un periodo di guerra, La Seconda Guerra la Mondiale. Seconda Guerra Mondiale. Cosa successe durante questo periodo della guerra? L'8 settembre mio padre fu preso dai tedeschi con il camion, che mio padre faceva il camionista. Mio padre sapeva fare tutto. Faceva il meccanico, faceva il falegname, guidava la macchina, sapeva guidare il trattore. Un giorno, mentre era incolonnato con i tedeschi, lui e il signor Gatta, un signore di scanno, faceva il secondo autista con mio padre. Quel giorno al volante c'era il signor Gatta, una squadriglia di cacciabombardieri, Spitfire. Inglesi gli hanno dato addosso, hanno bloccato la colonna, la macchina di mio padre è andata a fuoco, il signor Gatta è stato ucciso, morto, bruciato nella macchina. Mio padre, che non guidava, si è buttato fuori dalla macchina e si è salvato, però è rimasto ferito. Mio padre che cosa fece? Disse: va bene, allora, da mangiare non ce l'abbiamo più, noi torniamo al paese dove siamo nati, perché lì possiamo morire di una fucilata, ma di fame no. E così siamo tornati nella provincia di Pesaro. Mio padre ha organizzato tre biciclette, una per mio fratello Luigi e una per lui e mia madre. Verso la fine di maggio siamo partiti da Roma di notte Con le biciclette. con le biciclette e siamo partiti. Dopo 9 giorni siamo arrivati al paese dove siamo nati. Improvvisamente venne una squadra di tedeschi, erano addetti a scavare le trincee, ma non loro, le facevano scavare i contadini. Fatto tutto questo lavoro delle trincee, anche davanti a casa nostra, dietro casa nostra, una mattina il primo che abbiamo visto si è presentato così. Era un biondo alto che non finiva mai. Cercava dappertutto e parlava tedesco e noi non capivamo niente. Improvvisamente però ha trovato il canestro delle uova e le patate. Subito. Si è fatta una frittata alta, 4 dita. Si è mangiato tutta una padellata così grossa e poi Se ne è andò. sparito. Io a un certo momento, mio padre è scomparso, è scappato perché altrimenti doveva servire tedesco. Poi è scappato mio fratello e mio cugino Mario. Loro si sono nascosti sopra una pianta di olmo. Io per 3 giorni gli ho portato da mangiare con un canestro. Io facevo finta che facevo la cicoria. In realtà gli ammollavi. Gli ammollavo su lo spago, tiravo sul canestro e se prendevano da mangiare, via. Per 3 giorni è andata così. Poi dopo non li ho trovati più. E sono scomparsi anche loro. Allora io sono rimasto in casa solo con Ernest, la moglie di La Mario, moglie di mia Mario. cugina. A un certo momento dal fiume Foglia sparavano nel fiume Conca, perché il fiume Conca era la prima linea della linea gotica. Noi eravamo sulla sponda sinistra del fiume Conca con i tedeschi. Dall'altra parte c'erano le truppe di colore. Quali erano le truppe di colore? Le truppe di colore davanti a noi erano gli indiani Sikh, quelli col turbante. Una volta noi andavamo a dormire sempre in cantina. Andando a dormire in cantina, qualche volta ci veniva anche questo ufficiale tedesco. Sentiamo bussare alla porta, forte. Boom, 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 boom. Ernesta disse in dialetto romagnolo, però è come l'italiano, gli dice: chi è? E dall'altra parte rispose uno che disse: a soia. Che in dialetto romagnolo asoia Sono vuol io. dire sono io. Certo. E allora Ernesta gli ha aperta la porta. No. Era un paracadutista, tutto pieno di corde, di finimenti, tutto vestito con l'elmetto in testa, tutto.
fucile mitragliatore attraverso. È entrato dentro, si è spogliato tutto, ha lasciato tutti i panni lì e sotto era vestito in borghese. E come è entrato, vestito dopo così, è uscito e se n'è andato. Tempo fa, io l'ultima volta che sono stato là, volevo fare una fotografia dove c'era un mucchio di sassi che era la mia casa. Ci ho trovato un gallinaro. Allora, al proprietario delle galline l'ho chiamato, gli ho detto, senta un po', chi gli ha detto a lei di mettere i galline lì? Questo c'è rimasto, perché io con un tono di voce abbastanza risoluto, e lui mi ha detto, ma noi è il posto per gallinaro, abbiamo scelto quello, l'abbiamo messo lì i galline, quella è casa mia, io sono nato lì. E ha detto, ma allora tu sei Bonci, quello che state a Roma e voi siete nati qui? Eh sì. Siamo nati qui. Mio padre è stato in Somalia 6 anni. Anche tu alla fine. Sono stato in Somalia e ho fotografato i paracarri della strada che aveva fatto mio padre. Il paracarro, che era un termine del chilometraggio, era ancora col disco e i 3 fasci. Pazzesco. Arrivando all'Italia Rossi, mi incrociò e mi disse un amico di noi, Abbo, vai subito nella baghega. Questa notte è venuto il motorista di volo che ha portato una fotografia tua che fai il saluto romano vicino a un paracarro con i 3 fasci. Perché quello ha detto, ti faccio la fotografia se fai il saluto romano, se no non te faccio la fotografia. Che roba. Sì. Io diciamo che quando una volta sono stato, la prima volta mandato a Boston a sostituire il Pagnotta, che veniva a Roma. Chi era il Pagnotta? Il Pagnotta era il motorista nostro. Andavamo volentieri in America, perché in America non si può lavorare. Noi all'Italia, in America, possiamo fare solo i supervisor. Ah, ok. Lavorano gli americani. La sera io albergavo allo Sheraton. Ok. E era un albergo di lusso. La metropolitana passava sotto, 3 piani sotto. E allora dall'aeroporto la metropolitana passava lì e arrivava là. Io prendevo la metropolitana e io avevo un aeroplano che tornavo a casa all'una di notte. E una volta uno dello scalo a Boston mi disse, Abbo, ma tu scompari qui, come fai ad andare all'albergo? E dico, io prendo la metro, vado all'albergo. Ma tu all'una di notte? Ma quanti bianchi ci sono sulla metro? Nessuno. Non ce devi monta più. Qui se te vedono tira fuori anche $5 da una tasca perché li vuoi cambiare da saccoccia, te saltano addosso. Io credo che chi mi ascolta gli è pia un accidente. I neri non schiaffeggiano i figli. Beh, perché cioè, di norma non andrebbero schiaffeggiati. Esatto. E qui siamo d'accordo. Indovina. Queste cose, queste punizioni corporali, in che cosa consistevano? La punizione che gli davano non erano gli schiaffi, le botte, no, gli mettevano un peperoncino nel culo. È terribile questa cosa. Terribile, perché questi bambini con questo peperoncino, che lì i peperoncini erano dei diavoletti. A Washi gli è toccato più di una volta. Giocava sempre con pitone, c'aveva un pitone il padre. Ma non c'avevate pure voi in serpente? No, voi c'avevate la scimmia, c'avevate? Noi una scimmietta mamma aveva. Noi avevamo, perché io sono dato un morso a Narita su un ginocchio. Sì. Ma io dopo l'ho legata con un tubo, ho fatto un laccio, gliel'ho messo al collo. Oh, ma nonno, ma la sa questa e cosa mamma? L'ho portato, non lo so, e mamma lo sa. L'ho portata dal dottore, mi ha sfasciato tutto il bagagliaio della macchina, cioè, perché tu l'ho chiusa dentro al bagagliaio con lo stretto al collo che respirava sì e no. Ti volevo far vedere 10 facce di 10 miei colleghi. Ah. E tu mi dai, di quei colleghi, mi dai un aggettivo che ti viene in mente. Così, io sono curioso di vedere, visto che tu sei uno sempre molto... Vediamo che cosa mi... suggeriscono di dire. Esatto, le cosa ti suggeriscono le facce. Fammi vedere le facce. Che cosa ti succede? Perché tu sei uno che prende molto il primo acchitto, il primo impatto, lo acchiappi. Io questo qui mi sembra un artista da teatro. Un artista da teatro? Sì. E che ha l'aspetto di uno da teatro.
Questo che c'ha un po'. Questo poteva stare ai tempi tuoi, no? Come giovincello, no? Sembra un po'. Mi sembra molto furbo questo. Un furbastro, ma che tipo di furbizia, però? Una furbizia. Lavorativa nella vita. Che tipo di furbizia? Ha una furbizia che gli consente di stare bene lui. Ok. Di non elargire tanto agli altri. Questo è pure mezzo amico, questo, amico dei capelli, no? Amico dei capelli. Questo signore deve essere uno studioso. Deve essere uno studioso. Sì, deve essere uno che si concentra molto. Cioè un maestro magari? Gli potrebbe essere una persona che sa anche insegnare. Ok, è un po' magari del centro, centro-nord. Possibile. Centro-nord, certo romagnolo non è. Romagnolo non è. Ok. Marchigiano? Marchigiano, in realtà è del sud, è di Bari. È di Bari. Sì, è proprio di Bari. Te capì? Questa è, non so, io ti dico di... Questo è quello di Falconara. Di Chiaravalle. Di Chiaravalle. Mio padre è stato concentrato a Chiaravalle, prima di venire a Roma, dopo la guerra. Perché l'hai visto tu, lui? No. Come hai fatto, scusa, che hai detto che è di Falconara? Non me lo ricordo, ma se hai detto che era marchigiano, ho detto lui conosceva qualcuno di Chiaravalle. Ok, è lui, è quel ragazzo di Chiaravalle. È lui. E che idea ti dà lui? Che come faccia? Che ti ispira? Dunque, penso che sia una persona riflessiva. Riflessiva? Sì, una persona riflessiva è una persona che prima di muoversi cerca di capire bene quello che fa. Questo qui mi dà l'aspetto subito che possa essere uno che si interessa di molte cose. Ok, quindi questo ha molte cose davanti. Io non so se le porta a compimento tutte, però lui ha le idee ce l'ha. Questo è importante, questo, oddio, non è sempre col sorriso, ha anche dei momenti di grande riflessione. E di serietà. Questo sorriso adesso è momentaneo. Ok. Manuxio, il fazzone. Una ragazza non me la fai vedere. Una ragazza, ti faccio vedere lei. Questa ragazza. Questa ragazza è una ragazza che sa quello che vuole. Sì. In che ambito, però? Lavorativo? L'amore? Potrebbe essere nell'amore, sicuramente sa quello che vuole. Sono d'accordo. Però nel lavoro, siccome chi sa scegliere da una parte, scegliere anche dall'altra, potrebbe essere anche che nel lavoro sappia scegliere. Che ti ispira lui? Potrebbe essere una persona che vuole andare avanti. Che vuole andare avanti? Sì, potrebbe essere una persona che vuole andare avanti e naturalmente è un buon osservatore. Okay. E c'è il caso che per andare avanti, siccome bisogna osservare molto, cercare di tollerare tutti, pur sapendo che non è proprio così, c'è da tutti da imparare qualcosa. Diciamo che non lo vedo nel campo della tecnica, lo figuro più in un campo commerciale. In un campo commerciale? Sì, commerciale. Ma in commerciale in che senso, però? Magari relazioni pubbliche? Sì, anche public relations. Ok. Quanti anni gli dai a questo? 30. 30, questo capello un po' all'indietro, un po' mezzo lungo, questo occhialetto, la barbetta, tu lo vedi bene? Gli facciamo fare il rappresentante. Rappresentante di che cosa? Di qualche partito? Prodotto. Ah no, di qualche prodotto, ok. Di qualche prodotto. Ah, ok. Questo in realtà nasce con il nostro lavoro, quindi facendo tutto quello che facciamo noi, davanti alle telecamere e tutto, però adesso si è buttato un po' nella politica invece questo qui, con il sogno di diventare sindaco di Roma. Sì. Sono contento, gli faccio gli auguri. Sì. E facendogli gli auguri gli auguro anche di essere un sindaco diverso di quelli che ho conosciuto fino adesso. Sì. Sì. Questo mi devi beccare. L'età, di dov'è e che idea ti dà? Questo mi suggerisce di essere un copione. Un copione? Copia. Copia in che senso, però? Copia qualcosa che gli interessa, che lui non riesce a
uscirne fuori. Senza il dito nel naso, sì, è un bel viso. Un bel viso. Con sto dito un po' va a peggiorare. Come gli è venuto in mente che ficcasse il dito nel naso. Che faccia c'ha lui? Senti un po', ma è uno che si applica questo qui? Mi dà l'impressione come uno un po'... Svogliatello. Un po' così. Un po' così che si applica quando proprio gli va. Questa qua. Questa è una bella ragazza questa. Gli occhi, il naso fatto bene. Non è il naso tanto francese. Va bene anche così. E di dov'è? Questa di un posto... Di un posto dove sono tutti belli amichevoli, sì. In Italia, sì, che mangiano bene. Importante anche, ha avuto un calciatore storico. Importante questo posto. Riva. No, non Riva, calciatore argentino storico, che ha giocato in una squadra italiana. Ah. Chi era insieme a Pelé? Considerato... Sì, non mi viene. Non ti viene? Ma... No, non mi viene. Ma... Mara... È napoletano, dai. Maradona. Non Napoli, mi veniva Maradona. Maradona. Ti vengono tutti i nomi del mondo, ti ricordi tutto, non ti ricordavi Maradona. Non mi ricordavo di Maradona. Malissimo. Grave la cosa, grave. Io sono contento di essermi trattenuto qui con te, con i tuoi amici. Noi anche, loro anche sono tanto felici. Ho detto delle piccole cose. Tu se ti trovassi davanti tutte queste persone, no? Persone che hanno magari 20, 15 anni, siamo veramente dai 15 ai 40 anni, noi qui. Una cosa che ti va di dirgli? Ti auguro buona salute. Questa è la prima cosa, perché quando si sta male, non è bello. Invece, quello che vi devo dire è che dovete fare sempre quello che la testa vi dice. Ricordatevi di non farvi inzuppare il cervello da altre persone. Ricordatevi che le vostre decisioni le dovete prendere da soli. Voi dovete prendere le vostre decisioni. Non vi fate mai infinocchiare da nessuno. E tu pensi di averla fatta questa cosa? Pensi di aver preso le tue decisioni? Sì. Sì. Beh, ho cominciato con sposarmi senza Esatto. Di niente a nessuno. Pensa un po'.